Questa è una puntata speciale di Regionando, dedicata soprattutto ad alcuni grandi temi del dibattito pubblico: legalità, carcere, rigenerazione urbana. Cominciamo dall'attività dell'Osservatorio regionale per la legalità. In un'intervista, il presidente del comitato di indirizzo, Andrea Bigalli, spiega l'attività svolta, l'attenzione particolare rivolta al caso Cheu, l'ascesa della mafia albanese, la permeabilità di certi settori economici. Il garante dei detenuti invece traccia un bilancio della sua attività e spiega in maniera chiara il ruolo che svolge a tutela della dignità e della possibilità vera di reinserimento di chi adesso è in carcere. Parliamo anche di un progetto interessante che si sviluppa a partire dal carcere di Livorno. Torniamo poi a parlare del premio Architettura Fucina di buone pratiche per l'edilizia degli spazi pubblici. La mostra delle opere premiate ormai si è conclusa, restano comunque valide indicazioni sulle principali tendenze in atto. In attesa delle prossime sedute del Consiglio regionale si sono riunite naturalmente le commissioni. Allora facciamo un bilancio della loro attività, introduciamo alcuni dei temi che poi saranno discussi in aula. La Commissione Sviluppo Economico tornerà presto anche ad occuparsi del destino della ex GKN. La Toscana e la criminalità organizzata non siamo più certo un'isola felice, non lo è più nessuna regione, lo dimostra l'inchiesta sul Cheu, sullo smaltimento degli scarti della lavorazione conciaria, un caso grave ed emblematico a cui le istituzioni regionali hanno comunque risposto anche con l'Osservatorio della Legalità. A coordinarlo, lo ricordiamo, è stato chiamato il referente dell'Associazione Libera nella nostra regione, Don Andrea Bigalli. Noi abbiamo dedicato molto del nostro lavoro al caso Cheu, che ci è sembrato anche emblematico di tutta una serie di dinamiche che rischiano di essere veramente non soltanto l'infiltrazione nel tessuto economico, ma anche questa prospettiva del lavoro che diventa in qualche modo una sorta di cavallo di Troia per i movimenti delle associazioni criminali di stampo mafioso. Mi spiego, se un imprenditore acquisisce dei servizi rispetto alla propria attività a un prezzo sospetto, è chiaro c'è qualcosa che non va. Quindi sul caso Cheu nello specifico, smaltire a quel prezzo significava automaticamente capire che c'era qualcosa di poco chiaro. Ecco, noi abbiamo lavorato su questo caso in particolare perché oltre all'urgenza storica ci è sembrato veramente qualcosa su cui lavorare nella prospettiva di quello che sarà. Dall'osservatorio ora arriva la richiesta di controlli maggiori e più efficaci sul sistema economico anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Abbiamo bisogno di controllare per esempio il sorgere di nuove imprese mentre avviene, con la possibilità appunto di svolgere i controlli che la legge prescrive. Dall'altro canto c'è questa dimensione che anche noi come Libera segnaliamo da tempo. Le mafie italiane si stanno ritirando negli ambiti della cosiddetta economia legale, dove però il confine fra illegale e legale diventa sempre più labile. E come accade in altri settori produttivi, rischiano veramente di appaltare a altre mafie quelli che sono servizi che magari non hanno più voglia di fare o che diventa un po' compromettorio svolgere. Da questo punto di vista, ricordiamoci, non si impianta una mafia in Italia provenendo dall'estero senza il consenso delle mafie locali all'interno di una strategia determinata. Nota lo stesso Bigalli che sta emergendo con forza la mafia albanese, sempre più radicata anche qui, ma è tutto il sistema delle imprese a rischio, perché è molto più vulnerabile dopo le ultime crisi economiche, lo dimostrano alcuni fatti di cronaca che abbiamo documentato anche noi. Signori, questa è una situazione che si era già segnalata con il Covid, c'è un sacco di imprese che sono in difficoltà, che hanno vissuto la fase della pandemia in maniera drammatica, è chiaro lì si sono inseriti quelli che hanno i contanti e ne hanno tantissimi. Operazioni di genere sono delle lavatrici perfette e quindi insieme all'altra frontiera si sta definendo sempre più, con sempre maggior chiarezza, che il web e la moneta elettronica. Bisogna tenere presente che queste saranno le dinamiche su cui essere particolarmente allertati. In Toscana ci sono 16 carceri, 2 istituti minorili e 2 REMS, una Volterra e una Empoli. I detenuti sono 3.094, in Italia sono circa 60.000.
Una su nove è donna, gli stranieri sono il 44%, 1214 detenuti. In Toscana sono tossicodipendenti, il 32% dei detenuti è in carico al servizio di psichiatria. La patologia mentale viene quasi sempre diagnosticata per la prima volta quando la persona entra in carcere. Per quanto riguarda le REMS, Volterra ospita 28 persone, Empoli ne ha 9, sono 90 comunque le persone in lista d'attesa. Questi sono dati che emergono dall'intervento del garante dei detenuti, Giuseppe Fanfani, davanti alla Commissione Sanità e Politiche Sociali, che poi esprime parere positivo sulla sua attività. Ma in sintesi, chi si può rivolgere al garante? Tutti coloro che sono privati della libertà personale, che sono i soggetti ai quali è rivolta l'attività protettiva del garante, e i quali in qualsiasi momento possono rivolgersi a questa figura, mutuata dal diritto anglosassone, per sollecitare quello che la Costituzione pone come limite invalicabile, come obiettivo necessario della detenzione, ovvero nei confronti di tutti coloro che sono per motivi diversi privati della libertà. C'è una detenzione che corrisponde ai caratteri di umanità e una detenzione, cioè una privazione della libertà, che costituisca il presupposto per il reinserimento sociale. Approfondiamo, quali sono le richieste che vengono formulate più spesso? Vanno dalle cose più semplici, per esempio dall'ottenimento della patente di guida, alla possibilità di vedere i parenti, ai trasferimenti, e vanno anche a cose più importanti, per esempio la tutela del diritto alla salute, la tutela nei confronti di violenze intramurarie che molto spesso avvengono anche tra detenuti, alla necessità della possibilità di avere rapporti con i bambini, con i familiari, e dopo la sentenza della Corte Costituzionale anche sollecitazioni sull'affettività in carcere. C'è la piaga dei suicidi, certamente, che emerge con drammaticità in questi ultimi mesi, e in effetti il numero dei detenuti che si sono tolti la vita nella prima parte del 2024 è cresciuto molto, troppo. La situazione in alcuni casi è insostenibile, anche per questo risultano efficaci le misure alternative. Le misure alternative oggi sono circa il triplo rispetto alla detenzione. Siamo sui 9.000 circa. E in carica l'UEP, per capirsi. E sono cresciute tantissimo dopo la riforma Cartabia, perché si è dato un grandissimo spazio alla messa alla prova antecedente alla restrizione detentiva, e si sono ampliati anche gli spettri e la quantità della pena in relazione alla quale possono essere fruite le misure alternative. Sta di fatto che in relazione ad esse ovviamente il cittadino rimane libero, rimane a confrontarsi con la società, rimane attenzionato dai servizi sociali, ma sostanzialmente conserva tutta quella prerogativa di elementi di libertà fondamentali che costituiscono anche una fonte di equilibrio. Infine, una considerazione sul fenomeno del sovraffollamento in carcere, piaga che riesplode ad ogni estate. La risposta del garante, la sentiamo, è molto amara. Quando si parla di sovraffollamento bisogna essere seri, perché l'affollamento standard, quello equivalente a una misura neutra, è calcolato su 3 metri quadri a persona. Idea cosa siano 3 metri quadri all'interno di una cella popolata anche da altre persone per viverci? A proposito di buone pratiche nelle carceri, a Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale, è stato presentato il volume edito da Erickson, Metà giardino, metà galera, le parole del carcere nella musica italiana, di Alessia Lavilla e Leandro Vanni. C'è la storia dell'istituzione carceraria dal secondo dopoguerra ad oggi, attraverso le canzoni di De André, Vecchioni, Gaber, Silvestri, Dalla, Paolillo, altri ancora. L'iniziativa coinvolge direttamente il carcere di Livorno, di cui Vanni è ispettore superiore di polizia penitenziaria. Eccoli comunque i due attori. Parliamo intanto del titolo, Metà giardino, metà galera.
Beh, il libro fotografa con tutte le sue contraddizioni la storia di questo paese dalla fine degli anni 50 arriva ad oggi, perché se pensiamo che si chiude, ma non si chiude, perché è una storia che va avanti con tutte le sue sfaccettature positive e negative, con Mare Fuori, la sigla di quella fortunata serie TV, percorre appunto la storia di questo paese, che è una storia per molti aspetti difficile sicuramente da indagare. Prendiamo quindi spunto da questo simoro, metà giardino, metà galera, rifacendoci a quella bellissima canzone di Francesco De Gregori che è Viva l'Italia. L'idea è nata sicuramente dal lavoro che svolgiamo, io appunto come funzionario giuridico pedagogico e l'altro autore come ispettore superiore di polizia penitenziaria. Il lavoro, unito alla grandissima passione per la musica italiana e alla voglia di continuare appunto a parlare di carcere, a far conoscere il carcere, quella che è la sua realtà, attraverso uno strumento universale e trasversale come quello della musica. Alla presentazione c'era anche il garante dei detenuti ed è intervenuto il direttore di coro Cristiano Grasso. La musica, e nello mio specifico la musica corale, rientrano appieno nell'area trattamentale, dato che attraverso quello che è l'esperienza della musica corale si vanno a toccare quelli che sono i sentimenti magari non educati nell'arco della vita di una persona, e che in questo caso attraverso l'armonia musicale, che però si allarga a quello che può essere proprio una armonia sociale, si instaurano delle nuove relazioni, dei nuovi tipi di incontro con l'altro attraverso l'ascolto, attraverso l'attesa, attraverso quelle che sono sì pratiche musicali, ma che possono essere anche delle pratiche sociali. Ed un punto importante è anche quello della risocializzazione. Sostegno e supporto alle finalità educative del carcere è stato espresso anche dalla prima commissione, che poi ha dato sostegno al percorso intrapreso dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di migliorare gli standard di efficienza e le capacità di risposta di questo organismo alle nuove esigenze. A questo punto, in Regionando, vediamo il lavoro anche delle altre commissioni, molto in sintesi. In commissione controllo è stato illustrato il rendiconto finanziario della Regione per il 2023. Il saldo di esercizio è positivo, più del precedente, mentre è negativo il risultato finale di amministrazione, meno 1,2 miliardi, comunque meglio dell'anno scorso. Migliora il contrasto all'evasione fiscale, sono stati recuperati 159 milioni, erano 142 l'anno precedente. La discussione comunque proseguirà nelle prossime settimane. La commissione ha anche ascoltato il direttore di Artea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La figura del fisioterapista, in vista del prossimo piano sanitario regionale, è stata al centro di un'audizione della Commissione Sanità. Sul tema sta preparando una proposta di risoluzione, un documento che naturalmente i consiglieri sperano possa essere condiviso. Per il presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Firenze, Arezzo, Lucca, Massacarrara, Pistoia e Prato, Fabio Bracciantini, da 20 anni la Toscana è un esempio virtuoso per le altre regioni, con un pacchetto di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa che corrispondono a una diagnosi ben definita. Le novità in arrivo però, il nomenclatore insomma, rischiano di farci tornare indietro, secondo lui. La stessa commissione ha espresso parere positivo sul bilancio di previsione 2024 e pluriennale dal 2024 al 2026 dell'Agenzia Regionale di Sanità. Ha anche raccomandato di procedere al più presto alla nomina del presidente dell'organismo di indirizzo e controllo. Nella prima commissione si era parlato anche degli uffici postali nei nostri comuni. Poste conferma l'impegno attraverso il responsabile dell'area centro-nord. Il progetto Polis e il recente piano d'impresa sono la conferma di questa scelta. Non c'è nessuna intenzione di fare passi indietro, dice. L'audizione segue quella che si era svolta con i sindacati. Segnaliamo che la quinta commissione per istruzione e cultura ha espresso parere favorevole all'unanimità alla proposta di legge che interviene sulla legge 32 del 2002, in pratica su individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale, tirocini, esercizio del potere sostitutivo per la programmazione della rete scolastica. Nella Commissione per lo sviluppo economico presto si tornerà a parlare del futuro della ex GKN. Infatti il Presidente del Consiglio regionale, incontrando le rappresentanze sindacali della fabbrica di Campi Bisenzio, oltre a ribadire la vicinanza di tutti i capigruppo, ha confermato di aver assegnato proprio a quella Commissione la proposta di legge a firma della consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle, un testo peraltro già esaminato dalla RSU. La legge prospetta la Costituzione
costituzione di un consorzio pubblico che possa svolgere un ruolo attivo nel processo di reindustrializzazione dell'area. Con la legge di Cenofri si stabilisce la cornice giuridica perché questo tipo di consorzio possa permettere nuovi progetti. Il collettivo ha costituito una cooperativa e ha già raccolto 800.000 euro. Ora abbiamo una serie di passi da fare. Il primo, trovare la eventuale copertura di spesa, perché senza una copertura di spesa quella norma non può andare in aula. Poi fare tutte le audizioni nel tempo più veloce possibile per cercare di capire la fattibilità tecnico-giuridica della norma. Gli uffici ci hanno detto con chiarezza che questa norma può andare avanti, va vista nei dettagli alcune articolazioni su come strutturarla meglio. Insomma, l'impegno è quello di far procedere il più velocemente possibile l'iter d'aula. Io penso che una norma di questo tipo, seppur rivista, sia importante in un tempo come questo in cui è necessario mettere in campo politiche di reindustrializzazione, e penso che noi dovremmo perseguirla con forza. Sono molte le presentazioni di iniziative e manifestazioni anche in questi giorni in Consiglio regionale. Domenica si era svolta la Gran Fondo del Mugello, una classica del cicloturismo, ed era stata presentata proprio qui. Si svolgerà invece tra qualche giorno, l'11 luglio, l'edizione 2024 del Premio Aquila d'Oro Città di Arezzo, nato con l'idea di far emergere le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che, con la loro azione, si legge, sono stati positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica, fair play. L'evento è organizzato dalla Ginnastica Petrarca 1877 in collaborazione con il Comune di Arezzo e con il CONI. Il premio quest'anno andrà a Igor Cassina, grande ginnasta azzurro che vinse l'oro 20 anni fa alle Olimpiadi di Atene. Stiamo parlando di uno dei grandi atleti che ha fatto la storia di questo paese, in questo caso nell'ambito della ginnastica. Medaglia d'oro alle Olimpiadi, quindi credo che abbia lasciato il segno nello sport in generale e nella ginnastica. Infine, torniamo sul premio Architettura Toscana, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, e ricordiamo i progetti vincitori che sono stati esposti in questi giorni a Firenze: la Casa dell'Architettura di Collodi, la Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, la Cantina di Guado al Tasso di Castagneto Carducci, Factory di Firenze, G.O. Giunti Odeon di Firenze, Borgo di Torri di Sovicille. Qual è il valore di questa iniziativa? È stato concepito per monitorare quello che sta succedendo a livello regionale per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'architettura, per quanto riguarda soprattutto anche la bontà dell'esecuzione e della qualità della commessa. Quindi direi che il risultato è un risultato quasi inaspettato per certi versi, la qualità è assolutamente molto alta. Abbiamo visto una certa quantità di progetti promossi dalle amministrazioni, questo ci fa molto piacere. Ci sono anche diversi progetti che sono il risultato di un concorso, quindi da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo e siamo molto felici di questo, perché è il nostro obiettivo principale. Il premio non va all'architetto, il premio va a tutti, va sia al committente, all'impresa e al progettista, che sono i tre, diciamo, attori principali del processo architettonico. Chiaramente senza il committente non ci sarebbero le risorse, senza l'architetto non ci sarebbe il progetto, senza l'impresa non ci sarebbero le conoscenze per realizzare un'opera. Quindi sono le tre elementi principali. Noi oggi ci fermiamo qui, Regionando torna venerdì 28 giugno alle 21:10 dopo il nostro TG della sera.